Gabriele Aldegani, partiamo, apriamo lo scrigno dei ricordi, Gabriele, perché tu sei cresciuto nella primavera del Milan, hai anche assaggiato, credo, la panchina della Serie A. Insomma, i ricordi quali sono per te? Ma i ricordi di un ambiente straordinario, all'epoca di una squadra che vinceva tutto, che era lo zoccolo duro della nazionale. Stagione? Io sono arrivato al Milan stagione 94-95, insomma si parla di Rossi, Baresi, Maldini, Corsa Curta, Albertini, questi giocatori qua, ed è normale che per un ragazzo che viene da un paesino sono stati una lezione sia di vita che poi di campo. E poi il campo ti porta ad essere avversario, no? È così, funziona così, perché voi siete in qualche modo dei girovaghi. Tu hai girato tantissimo, adesso ti sei fermato qui a Pescara e domani c'è il Milan. Un Milan che ha i suoi obiettivi, il Pescara però non può, deve guardare soprattutto a se stesso e deve provare a fare qualche risultato di prestigio. Assolutamente sì, per noi è una partita importantissima, perché da qua alla fine, per restare attaccati alla salvezza, ogni partita è fondamentale e in ogni occasione per noi c'è la possibilità di raccogliere punti al di là del blasone e della forza dell'avversario. Ne hai viste tantissime, lo ripetiamo, come si gioca contro una grande squadra come il Milan? Ma col cuore, loro hanno i loro obiettivi, altrettanto noi abbiamo i nostri, che sono importanti, forse più importanti dei loro, e dunque con il cuore, con la testa, con il coraggio. Torniamo ai ricordi, più brevi in questo caso, più recenti. Conosci molto bene Gianluca Lapadula, secondo te il ritorno del bomber a Pescara come lo vivrà? Beh, lui sicuramente lo vivrà con grande emozione, lui ha lasciato un segno indelebile qui che rimarrà nella storia di questa città, di questi tifosi, e possiamo essere tutti solo riconoscenti a un giocatore straordinario che adesso è giusto che calchi certi palcoscenici. L'ultima, Gabriele, riguarda te, ti riguarda in prima persona, perché tu hai già esordito in Serie A, però ti piacerebbe esordire con la maglia biancazzurra? Beh, a chiunque piacerebbe giocare in Serie A. Io, vabbè, l'esordio l'ho fatto all'epoca del Chievo Verona, adesso la cosa più importante è il gruppo e che la squadra incominci magari a ingranare, a portare a casa punti. Poi se arriverà o no questa partita con il Pescara sarò ben felice, ma il più importante è l'obiettivo salvezza.